Bentornati amici di Game Over Size, sono Tra90 e siamo in compagnia di The Vanishing of Ethan Carter. Stavamo nella miniera, abbiamo incontrato il mostro marino che pensavamo fosse il dormiente, ma invece no. Era solo un'altra delle tante storie che Ethan ha lasciato sparse per Red Creek Valley. Ora io andrei a leggere, questo dovrebbe essere quello che già abbiamo letto. Sì, no? E questa è la fiaba. Ora, questo dovrebbe essere. Oh, un altro fighetto anche lì. Vediamo. In risposta a richiesta di chiarimento, gentile signor Carter, l'ufficio marchi e brevetti degli Stati Uniti ha ricevuto la sua lettera del 27 gennaio 1973, in cui richiede ulteriori spiegazioni sul motivo per il quale la sua richiesta di brevetto 527F2D inviata di recente è stata respinta da questo ufficio. Come abbiamo spiegato nella nostra precedente comunicazione, la richiesta è stata respinta poiché viola un brevetto esistente. Nei nostri archivi sono presenti circa una cinquantina di richieste di brevetto inviate da lei negli ultimi 16 mesi. Nessuna di esse è stata accettata e tutte le risposte negative sono state accolte da lei in maniera ostile. Signor Carter, desideriamo considerare questa questione e quelle future amministrativamente chiuse. Cordiali saluti, James Mackey, direttore amministrativo. Quale brevetto? Cosa ha brevettato? Porta la tua merda fuori dalla nostra cantina. Portala alla dannata discarica. Sono stufa di dover passare sulla tua vita piena di fallimento ogni volta che vado a fare il bucato. Non sto scherzando. O la togli o la brucio. A qualcosa che ha costruito. Forse il padre di Carter. Dove siamo qui? Dove ci ha fatto risbucare? Poi è totalmente buio. Ah, ok. Ah, voglio uscire col carrettino qua. Andiamo. Vai, vai. A tutta birra. Dai ragazzi, penso che il gioco è addirittura da arrivo. Ora non so di preciso quando, ma mi sembra che stiamo ormai in una fase avanzata di gioco. C'era qualcosa lì? Boh. Ma quanto è lunga questa ferrovia? Sterdaia, no, ferrovia, scusate. Cosa c'è qui? Dovrebbe essere uscita. Allora, lascia accesa. Finisce. Non penso si possano spaccare, anche perché non vedo dietro. E penso questa finalmente sia l'uscita che ci porta sotto la diga. Almeno spero. Che roba è? Geyser? Acqua bollente? Io come la supero quest'acqua bollente? Quest'acqua avrà. Ah, niente, è così. Non è acqua bollente quindi? Che roba è? Ma perché ci stiamo squagliando nel nostro pool, non se ne è accorto. Oh, ma non si esce più da qui. Oh. I could feel two kinds of darkness here in Red Creek Valley.
The first you walked into, and with any luck, walked out of. But the other darkness was deeper, stickier, unknowable. And it wanted me to leave. Il dormiente, forse? Vuole che ce ne andiamo, ed ecco finalmente l'uscita. Finalmente luce. Dopo queste puntate nelle miere, finalmente un po' di luce. Allora. Eh sì, stiamo sotto, finalmente. Ecco lì quella maledetta casa. Stiamo sotto, è bellissimo il colpo d'occhio, molto molto bello. Impressionante, oh, si avverte tutta l'altezza della diga. È immensa questa una casa, quella che vedevo da sopra, vediamo. Non si apre anche. No, chiudo, no, dai! Mi sembravano macchie di sangue. Ragazzi, è bellissimo vedere. Non si può andare sotto. Mi è distrutto, volevo vedere cosa. Cosa c'era stato. Mamma mia, che bella, ragazzi. Cioè, riesco a avvertire tutta quanta la grandezza, la maestosità di questa struttura. No, non ci si va, è chiuso. Quindi. Prossimo obiettivo. Quella casa lì. Dai, andiamo a vedere. Oh, un simbolo. 1901. Ma. Continuiamo. Che ci stanno? I fili elettrici, quelli del telefono. Questa è aperta invece. Quindi sicuramente qualcosa c'è. Oh, la musica si fa più pesante. Esploriamo tutto. Alto voltaggio. E ci può stare sempre qualcosa qui, no? Quindi. Ah, qui stiamo sotto. Che carino. Forbici. Vabbè, su torniamo direttamente sopra, non ci serve adesso. Possiamo provare ad entrare dentro. Io ho sempre il terrore di perdermi qualcosa, però. Ma entriamo dentro tanto. Allora. Ispezione. Mobiletta a parete. Scolorimento a forma di ascia. Armadietto per ascia antincendio. Manca l'ascia. Lì. No, sta dentro casa perché. Oh, un morto. Bene. Quindi sta verso lì l'ascia. Cerchiamola. Tanto andiamo qui. Bellissimo, mamma mia. Quindi questo è l'ennesimo omicidio qui a Red Creek Valley. Trovata. Vittima spinta in un angolo. Gola perforata.
Nessun'altra ferita, nessun segno di lotta, nessun'impronta del sangue. Ok, piccolissimo, quindi ha voglia cose da prendere forse. Cosa abbiamo qui? Portapenne rovesciato. Accessori sparpagliati. Beh, cosa ho preso in fretta? Penna matita, forbici. Grande ragazzi, ci siamo evitati di uscire. Scusa, non voglio calpestarti. Vediamo se... No, ci manca ancora qualcosa. Allora, c'è stato un combattimento, quindi una colluttazione. Anche qui. Ispeziona. Dall'interno o dall'esterno? Forza eccessiva, disperazione, rabbia. Interessante. Ho messo l'ascia, non vorrei che è stato ucciso con quest'ascia. Proviamo se adesso va bene. Tanto provare non ci costa nulla. Forse qualche secondo in più, però. Sì, ragazzi, andava bene. Vediamo cosa è successo allora. E chi è? Perché... Forse è il padre? Sì. Se è il padre di Erna, hanno fatto una brutta fine anche lui. Forse per difendere il figlio. Oh, attenzione. Si sta difendendo con le forbici. Qua l'ha vista, ha detto "Oh cavolo!" ed è fuggito lì. Qui ci sta. Quando l'ha presa quell'ascia allora? Manca un altro, adesso dove sta, però? Allora, vediamo se sta lì o se sta all'elevatore, perché dobbiamo vedere. Qui non sembra esserci nulla. Speriamo andare all'elevatore. Aspetta che mi sono perso la via, eh. Ah, che ho fatto? No, mi sono allontanato troppo. Cavolo, ragazzi, scusate. Non sapevo di questa cosa. Quindi, seguiamo subito le luci adesso, allora, perché... Ah, non le fanno vedere più le luci. Che cavolo. Allora, quale che abbiamo perso? No, qui non è. Da qui. Poi qui sarà qui giù. Ah, eccola qui dalla miniera. Penso sia abbastanza in ordine. Il padre di Erlan. Se è il padre di Erlan. No, al contrario. Oddio. Qui aspetta. Qui dovrebbe essere il figlio, qualcosa così. Il fratello di Adam. Qui gliel'ha rubata però.
Aspetta. Qua gli chiede scusa. Lui non vuole scuse, lo butta a terra. Praticamente fugge. Scappa, impaurito. Dentro questa casa, la prima che vede. Viene qui dentro. Lui lo insegue. Lo vede, si spaventa, chiude la porta. Lui rompe la porta. Tanto il padre scappa qui. Lui rompe la porta. Dalla disperazione lui cerca di prendere una penna, vedi, fa cadere tutto per prendersi la penna, le forbici. Ma è troppo tardi, perché lui ormai è qui e vince l'ascia. Grande, perché ho un po' di dubbi sull'inizio, purtroppo non riesco a capire. Ah, ecco, qui la prendo, ovviamente. Where's my mother? Why are you standing? Travis, put down the axe. An accident. I didn't want her to get hurt. We're all so sick, you know? Since Ethan found that room. Where's Ethan, goddammit? Talk to me! Okay! He wants to burn Vandergrift's room. Look, Travis, just leave me alone! Oh God! Oh God! The sleeper chooses vessels. You know that? To enact his wishes, he chose Mom. He chose me. Son, I don't want to hurt you. You think scissors are gonna save you? Yes. Ah, it didn't have to be this way. You could have helped the sleeper, helped us. But Mom's right. You're a coward, and you'll be meeting Ethan again soon. Mamma mia. Oggi ragazzi, dobbiamo bloccare questa carneficina. Guardate il dormiente. Che ha spinto addirittura il figlio a minacciare di morte il padre. Il padre ormai è disperato da questa situazione. L'unico, insieme forse al nonno, anzi, il nonno ha resistito. Lui, dopo che era stato soggiogato, l'unico è riuscito un po' a liberarsi dell'influenza del dormiente e a capire quello che stava accadendo. Ora dobbiamo trovare il punto che si è illuminato e vedere com'è andata a finire questa storia. Dov'è Ethan? Qua non lo vedo. Ogni volta ho paura. Oh, guardate qui, c'è una via, ma non possiamo andarci. Là, è un po' strano anche. Cosa andiamo lì? Eh sì, finisce tutto, come sempre. Uffi ragazzi. Su. Non è che deve fare tutto da capo, no. Dove vai? Quella parte, andiamo.
Ragazzi, non riesco a trovarlo. Oh, mi sono perso, impossibile. L'ennesima volta che me lo perdo. L'entrata della miniera dov'era? Ragazzi, sto... Ah, qui. Ma non è... Ma non è qui, non sembra che sia qui. Eh no. Che cavolo. Scuso per questa cosa, ma veramente non riesco a capire dove va quella cavolo di luce. Giù. Andiamo a rivedere. Allora, partendo da qui, lì giù. Siamo sopra. Non è qui, sicuramente. Ah, vediamo cosa c'è in questa casa, ragazzi. Oh. You disturbed it, not me. Travis, we can get rid of it. I know exactly what we're up against. Don't listen to what's in your head. Quindi This sleeper was feeding on them. Their hate, their distrust. Ethan's father figured suicide wouldn't feed it, but it did. I could feel it sitting somewhere out there, fat as a bullfrog, digesting. Ma forse però Ethan è riuscito a far ragionare il fratello e trovare un modo per sconfiggere il dormiente. Forse non ora. Troviamo Ethan insieme al fratello e sconfiggiamo il dormiente. Vedremo nella prossima puntata, ragazzi. Ricordate di mettere un mi piace, di commentare, di condividere per aiutarci a crescere, perché noi vogliamo offrirvi sempre nuovi giochi. E ricordate, giochi nuovi, non giochi di mesi fa, anni fa. Noi puntiamo sempre a proporre almeno uno o due giochi del mese, appena usciti. In qualità alte, anche giochi indie, sempre però nuovi. Per fare questo abbiamo bisogno del vostro aiuto e che ci supportiate. Quindi io ringrazio tutti coloro che si iscriveranno e che guarderanno i nostri video e metteranno i mi piace. Un saluto da Tra90 e da Game Oversize è tutto, alla prossima!